Buonasera, dopo esserci spostati settimana scorsa rimanendo nel Lazio, torniamo nuovamente in Umbria. L'ultima puntata che abbiamo fatto in Umbria è stata a Terni, non ci spostiamo a grande distanza rispetto a Terni, ci troviamo oggi pomeriggio ad Amelia, mi piace dire così, che naturalmente ha dalla sua il fascino e la straordinaria opportunità di aver conservato un paesaggio che dal punto di vista archeologico è di sicuro impatto. E questo è un elemento di continuità davvero molto interessante anche nell'ambito delle conferenze di questo ciclo, poiché abbiamo parlato di altre città cosiddette pelasgiche in quanto contraddistinte da una cerchia difensiva di alta antichità realizzata con l'opera poligonale, e queste città sono distribuite fra Lazio, Umbria e Toscana, e alle origini dell'osservazione di questa peculiarità architettonica unica sono entrate nel mito e nella leggenda, e in un certo senso si sono trovate le une con le altre ad essere unite, anche se poi le storie e le vicende di queste mura sono vaste e complesse e meno avvolte di mistero rispetto a quanto qualcuno voglia far immaginare. Amelia è meritevole, come ci stavamo dicendo poco fa, da tanti punti di vista: quello paesaggistico, quello ambientale, quello storico, quello archeologico, ma anche da un'eccezionale dimensione umana che si percepisce attraversando questo splendido paese. Innanzitutto ho avuto l'opportunità da ultimo l'estate scorsa di visitarlo con grande attenzione, talmente tanta che doveva essere la meta di un viaggio, ma nell'arco di 4 giorni totali di ferie sono tornato 3 volte ad Amelia, cioè era sempre un punto di ritorno, perché hanno messo insieme un sistema museale di tutto rispetto e con una varietà di contenuti culturali assolutamente sorprendente, che dimostra la densità e la ricchezza del nostro patrimonio culturale. E di questo penso che vi parleranno oggi pomeriggio i nostri relatori, attraversando quella che è la storia che ha portato alla realizzazione del museo archeologico, ma poi in una prospettiva più ampia, qui garantita dalla presenza dell'assessore Federica Proietti, assessore alla cultura, e come ho evidenziato nelle altre occasioni in cui accanto a tecnici più o meno direttamente responsabili della gestione del museo venivano a parlare della loro esperienza anche gli amministratori. Questo per noi è un vanto nell'ambito di questo ciclo di persone, di storie di persone e di musei, perché, come sanno quanti lo stanno seguendo dall'inizio, ed è una maratona di non poco conto, sono oltre 40 le conferenze che si stanno susseguendo in questa sala, avere un amministratore in rappresentanza del suo comune per me è un po' significa avere tutti i cittadini idealmente qui rappresentati, ed è stata un po' l'idea sulla quale il ciclo è stato costruito, poiché non mi interessava soltanto parlare degli aspetti museali, degli aspetti archeologici, ma delle persone che sono dietro, davanti e intorno a questi luoghi del nostro patrimonio. L'iniziativa rientra nella programmazione dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, anzi una delle prime che si è inserita in questo programma. Abbiamo cominciato lo scorso novembre, quindi ben prima dell'avvio, quando ancora il logo non era stato ideato, quindi non lo potevamo utilizzare nelle prime conferenze. Ha il patrocinio questa iniziativa di ICOM Italia, e in apertura Tiziana Maffei ha chiesto di fare questa domanda a tutti quanti i nostri relatori, poiché forse lo sapete o ancora no, insomma lo saprete adesso, vi chiediamo di raccontare per scritto anche la vostra esperienza. Questo è un omaggio simbolico, riproduce la vostra locandina di oggi, contiene all'interno una copia della rivista Forma Urbis, curata dalla Fondazione di Accultura, che curerà anche gli atti all'interno dei quali conterremo le storie di persone di musei che si stanno alternando. E Tiziana Maffei, lì trovate in un
in un foglio aggiunto le norme redazionali e i tempi di consegna, Tiziana Maffei, presidente di ICOM, mi ha chiesto di chiedervi di inserire la missione del museo all'interno di quelle che sono le pagine che volete donarci. Questo perché potrebbe diventare questo volume una delle raccolte più aggiornate, anche più ampie di quella che è la promessa che un museo fa ai suoi, insomma, ai suoi proprietari e ai suoi fruitori, e quindi sarà bello anche confrontarle. Questo avviene nel pieno rispetto di uno dei punti di riferimento di questo ciclo, che è la Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, la Convenzione di Faro, e il Decalogo per un museo che racconti storie quotidiane del Nobel Pamuk. Pongono entrambi l'accento sulle persone, sui cittadini, sulla partecipazione attiva al patrimonio, e questo è l'auspicio ed il messaggio che questo ciclo di conferenze fin dall'inizio si è dato e che sta oggettivamente perseguendo. Quindi ringrazio ancora una volta i nostri relatori e passo la parola all'assessore Proietti, che poi a sua volta presenterà e passerà la parola agli altri relatori. Grazie, mi vado a sedere fra il pubblico. Grazie, grazie della presentazione. No, mi abbandoni? No. Anzi, anche Elena. Allora, il mio intervento, buonasera intanto a tutti. Il mio intervento sarà breve e, diciamo, una semplice introduzione a quella che sarà poi dopo il proseguo della serata con i nostri tecnici e esperti, insomma. Quindi un po' è una chiacchierata sulla mia esperienza, come diceva appunto il direttore. Sono cresciuta, come dicevo precedentemente, con loro, perché sono stata nominata 2 anni fa, quindi a giugno del 2016, e con delega, assessore con delega alla cultura, ma la mia professione è insegnante, quindi sono un insegnante di matematica e fisica alle scuole superiori, per cui è tutt'altra cosa, diciamo. Quindi ho vissuto e sto vivendo questo periodo con molta entusiasmo, diciamo. E quello mio sicuramente è un ruolo che mi comporta un grande impegno, un grande sacrificio, perché insieme al lavoro, insieme alla famiglia, chiaramente diventa anche difficile condividere tante cose, però poi alla fine dà anche delle grandi soddisfazioni. E a volte bisogna fare, da assessore chiaramente, anche delle scelte coraggiose. Questa sera chiaramente abbiamo l'occasione di parlare di Amelia. Amelia, una città piccola, come diceva il direttore, che sta vicinissimo, insomma, a Roma, e ha una posizione strategica, diciamo, geografica, perché si trova chiaramente tra le due regioni, tra Lazio e Umbria, una città di cui vado orgogliosa, nutro veramente un profondo rispetto, e che l'ho comunque riscoperta anche ultimamente, perché un conto da cittadina, no? Sì, visito le chiese senza però quell'interesse, chiese, musei o tutte le potenzialità che ha Amelia, però lo vedo sicuramente sotto un altro occhio. 2018, anno europeo del patrimonio culturale, e perché? Perché è necessario sicuramente preservare il nostro patrimonio, farne tesoro, ma perché le generazioni future possano capire, possano conoscere bene sia il passato, per costruire chiaramente al meglio il futuro. E posso dire che Amelia, per quanto sia piccola, contribuisce a questo patrimonio culturale. Questo patrimonio offre delle grandi ricchezze. Certamente raccontare Amelia non è, diciamo, la mia normalità, no? È abbastanza difficile. Più facile sarebbe stato se raccontarvela mentre
vi presentavo, facevamo una passeggiata chiaramente nel centro storico di Amelia oppure nei dintorni, perché Amelia chiaramente ha tantissima, tantissima storia. Potevamo apprezzare sicuramente meglio la storia, la cultura, le tradizioni e anche i suoi paesaggi. Insieme quindi alla dottoressa Elena Trippini, che è la responsabile del sistema museale, insieme al dottor Riccardo Passarelli, che è invece responsabile di settore sempre del Comune di Amelia, cercheremo un po' di raccontarvi, di presentarvi queste potenzialità del territorio, del territorio amerino. Di Amelia già ne parlava Plinio il Vecchio, quando riportava uno scritto di Catone che datava la fondazione di Amelia nel lontano 1134 avanti Cristo. Chiaro, noi non abbiamo delle testimonianze reali di quest'epoca, penso che sia troppo vecchio, insomma, questo troppo là con gli anni, però sicuramente abbiamo la testimonianza, diciamo, di un'origine tanto lontana, perché abbiamo tantissimi corredi funerari che vengono da necropoli, da una necropoli importante, e magari questo ne parleremo più avanti sia con il dottor Passagrilli che con Elena. Perché è ricco il patrimonio di Amelia? Perché vi posso elencare, diciamo, oltre ai reperti archeologici, le numerose chiese, per esempio, i palazzi storici, tantissimi sono i palazzi che si trovano anche all'interno del centro storico. Questo testimonianza, diciamo, che c'erano moltissime famiglie nobili, possiamo elencare anche i nomi, ricordiamo Geraldini, ricordiamo Nacci, ricordiamo la famiglia Venturelli, ricordiamo Farrattini, è vero, hai ragione. Quindi tantissimi sono questi palazzi, all'interno dei quali ci sono dei importanti affreschi, cicli di affreschi. Ma non solo i palazzi storici, ma abbiamo le mura poligonali, che ci ha raccontato anche il direttore, che sono risalenti al III secolo avanti Cristo, e o resti di domus o terme, cisterne medievali. Quindi tantissime sono le potenzialità di Amelia. Allora possiamo chiederci che cosa sta facendo l'amministrazione, qual è il suo programma. Beh, sicuramente spinti anche dalla consapevolezza di questo ricco patrimonio storico e archeologico della città, sicuramente abbiamo puntato a delle sinergie con delle istituzioni. Quindi parliamo di università, parliamo di curia anche, parliamo di, senza escludere, lo stesso privato, che è sempre fonte di ricchezza, anche il privato, non soltanto di risorse chiaramente economiche, perché anche cercando delle sinergie con la regione o con i ministeri, cercando anche di sensibilizzare e divulgare proprio la nostra passione, il nostro orgoglio di essere sicuramente amerini, di appartenere ad un territorio veramente di tanti anni. Facciamo parte di una rete di musei, Terre e Musei dell'Umbria, una rete che di cui ne parlerà poi dopo la dottoressa Elena Trippini, credo, perché era responsabile, è nata, è una convenzione intercomunale che nasce alla fine degli anni 90. Oggi comprende 12 comuni, della regione Umbria, è un vanto della regione stessa e offre 16 spazi museali. Abbiamo anche introdotto il biglietto unico, questo per noi è stato un traguardo o un inizio, se vogliamo dire, perché il biglietto unico ci permette di visitare con una cifra irrisoria tutti i 16 spazi museali che sono distribuiti in tutta l'Umbria. È un sistema promozionale dove chiaramente i musei sono il perno della valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio, e questo lo facciamo chiaramente anche insieme a delle mani esperte, quali per esempio il sistema museo, che è il gestore proprio di tutte queste ricchezze. Sinergia, ho parlato di università, posso elencare alcune università con cui stiamo lavorando, per esempio l'Università della Tuscia. A breve parlerai anche tu di questa convenzione o no?
No, decido io. Allora, a breve partiranno degli scavi archeologici con la collaborazione dell'Università Latuscia e di un'università cinese, quindi di questo ne siamo veramente orgogliosi. Abbiamo delle collaborazioni abbiamo anche avuto delle collaborazioni con l'Università di Perugia, con lo studio della necropoli. L'arca anche, abbiamo un master su Grimini contro l'arca. È vero, anche il master sull'arca. Vabbè. E con la regione abbiamo, diciamo, ottimi rapporti. La regione ci ha permesso anche di accedere a dei finanziamenti. È chiaro che quello che dicevamo poco fa, purtroppo i comuni non vivono di luce propria, per cui si trovano sempre in difficoltà. Quindi come amministrazione noi accediamo a bandi, possono essere locali appena se ne presenta qualcuno, o nazionali o anche europei, problemi economici che dobbiamo purtroppo affrontare quotidianamente. Quindi, come ben sapete, la cultura, no? Tutto ciò che riguarda la cultura sembra quasi essere passare in secondo piano quando ci sono magari degli altri problemi più urgenti che l'amministrazione si trova ad affrontare ogni giorno. Abbiamo, come ho detto prima, intensificato, approfondito anche i rapporti con la Curia, grazie anche all'interesse di Sistema Museo, cercando di migliorare, di ampliare, elaborare nuovi percorsi tematici, proponendo altri siti da visitare, come per esempio la Torre Civica o il Duomo o altre chiese minori che apparentemente sembrano più piccole ma di grande prestigio. Altro vanto dell'amministrazione, di questa amministrazione, è la collaborazione con il Comune di Alatri. Comune di Alatri perché presenta anch'esso le mura poligonali, in opera poligonale. Insieme ad altre città del centro Italia abbiamo un sogno, chiamiamolo così, però sicuramente è un sogno condiviso, perché siamo convinti che questo patrimonio va riconosciuto e quindi cercheremo in qualche modo di candidarlo, portarlo perlomeno alla candidatura del patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO. Altre iniziative, l'Art Bonus per esempio, ne parlavamo proprio prima, abbiamo attivato questa possibilità e con questa modalità cercheremo di restaurare una tavola pittorica attribuita alla scuola di Pier Matteo del XV secolo e un organo del Settecento, mi sembra, che esatto. Lo confermi. Quindi sono tutte modalità che ci permetteranno magari di ottenere dei restauri senza attingere alle risorse del comune. Non ci stanno purtroppo. Un'altra iniziativa di cui mi piace parlare è il bimillenario della morte di Germanico. Germanico è uno stato che è stata presente anche, ci parlerà più in profondità, Riccardo, è stata presente anche in questo museo. Una statua che è stata ritrovata nel 1963 a ridosso delle mura poligonali, è una statua completamente realizzata in bronzo e gli studi della statua del Germanico non sono così approfonditi, ma sabato proprio 5 maggio ci sarà una conferenza con la presenza della regione, del MIBACT, perché presenteranno gli studi proprio del bronzo che sono stati realizzati da una università americana. Cosa aggiungere? Ricordami qualche altra cosa, Riccardo. Abbiamo diverse iniziative, tra diverse mostre che ci racconterà. Ci proviamo e stiamo sempre tentando. Abbiamo portato del materiale per dimostrare effettivamente che qualche cosa facciamo, ci impegniamo, come dicevo prima. Tante altre cose possiamo parlare, però
cosa dirvi? Vi invito semplicemente a fare una passeggiata nella nostra città, Amelia. A due passi da Roma, sicuramente ci farà piacere accogliervi e percorrere quelle strade, non so se il direttore me lo conferma, sembra quasi sfogliare un grande libro di storia dell'arte. Me lo conferma, sì, 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 perché tra pietre, tra portali, tra chiese, tra mosaici, tra quadri, tra dipinti, tra affreschi, ne abbiamo veramente tanta di possibilità di... E oltre che essere catturati proprio da questa ricchezza che può darvi Amelia, io passerei, diciamo, la parola al nostro tecnico, giusto, un pochettino più, che ci racconterà un po' più la storia da vicino, tutte le varie... Ci proviamo a raccontare la storia di Amelia e del museo, dalla nascita anche del ritrovamento di Germanico. Quindi io passo la parola a voi e cosa dirvi? Vi aspetto ad Amelia, me lo auguro perlomeno. Vicino al microfono. Vieni qua. Allora, innanzitutto buonasera, ringrazio veramente il direttore Valentino Lizzo che ci dà l'opportunità di farci conoscere la nostra città e conoscere le vicende legate alla nascita del nostro museo. E più tardi, dopo di me parlerà la collega di Sistema Museo Elena Trippini, della nascita di un vero e proprio circuito museale della città. Questa iniziativa è molto importante proprio per questo motivo. Inoltre sono anche onorato di stare qui, sia perché questa è una sede prestigiosa, è un grande museo e non vi nascondo una profonda emozione, ma vedremo come questo museo è un altro personaggio che è legato fortemente alle vicende storiche e alla nascita, pensate, del Museo Archeologico di Amelia. Ho fatto una sorpresa al direttore perché il direttore questa cosa non la conosceva, giustamente. E chi sono io? Non sono un direttore di museo. E questo non so, forse può essere un vantaggio perché la mia preparazione e formazione è economico-manageriale e gestionale. Questo mi ha molto aiutato nella mia esperienza da quando sono responsabile del settore cultura del comune. E poi vi dirò, cercherò di spiegarvi per quale motivo. E ho pensato molto a questo incontro partendo dal titolo Storie di persone e di musei, e vi confesso che la mia domanda è stata: che cosa gli racconto? Come imposto il mio discorso? Io che tra l'altro non sono affatto abituato, né per me consueto parlare in pubblico, cosa che mi rendeva ben più complicata anche la cosa. Che cosa ho fatto? Occupandomi di beni culturali, mi occupo anche di archivio storico e di biblioteca. Mi sono ricordato che poco dopo il mio insediamento al settore, una delle mie prime attività è stata quella di censire il materiale archeologico, da una parte dei beni culturali ma anche archivistico, e i miei occhi si sono imbattuti un giorno in una cartella polverosa. Su questa cartella c'era scritto istituzione del Museo Archeologico di Amelia, anzi istituzione del Museo Civico di Amelia. Questa cartella stava in un posto poco sicuro perché un po' in un corridoio, l'ho presa, l'ho spolverata e l'ho messa nel mio ufficio in un altro armadio. Bene, dico, forse un giorno mi servirà. Bene, questa è stata l'occasione. Ho aperto questa cartella e devo dire che per me è stata una scoperta emozionante, perché in questa cartella ho ritrovato proprio le vicende di persone e di musei, secondo il mio modesto parere. Quindi io spero, primo, di non annoiarvi troppo, secondo, di impostare questo discorso così. Pensato di mettere parte di questa documentazione in questa presentazione, qualche immagine, e spero che questa sia sufficiente per raccontarci un po' la nostra realtà. Come è nato il Museo di Amelia? Chi e quali personaggi hanno gravitato intorno a questa nascita?
E quindi diciamo che sarà un excursus nel tempo, un vero e proprio viaggio nel tempo, partendo un po' all'inizio della prima metà dell'Ottocento. Questa è un'immagine che vedete, è un'immagine di Amelia del Settecento. Amelia non è cambiata in realtà nel suo centro storico. Questa immagine è un'immagine moderna, esattamente la stessa inquadratura, il pittore l'aveva un po' ristretta, in realtà la forma è più allungata, ma Amelia ha mantenuto esattamente l'originalità, diciamo Amelia è rimasta identica per secoli, così come la vedeva proprio il pittore, il disegnatore di 2 o 3 secoli fa. Quella che vedete invece è il centro storico della città. Amelia si presenta innanzitutto per il visitatore come impatto il fatto che è circondata, direi abbracciata, da una imponente cinta muraria in opera poligonale, a cui poi nel tempo si è affiancata una sovrastruttura di tipo medievale. Sono oltre 2 chilometri di cinta muraria e il centro storico raccoglie, pensate, una superficie di oltre 20 ettari. E si caratterizza per avere una lettura, una stratificazione delle varie epoche storiche tuttora leggibile. Diceva l'assessore che mi ha fatto molto piacere quando gli ho proposto la sua presenza qui per motivi ulteriori che vi dirò più avanti, dell'origine mitica della città, forse fondata da un mitico re Ameroe o Amiros, da qui Amer, da qui Ameria, città romana. Ma in realtà i reperti più antichi li abbiamo trovati proprio sotto il museo archeologico, vero Elena? Parliamo del X-XI secolo a.C. Questa che vedete è la porta d'accesso della città, la principale delle 6, di cui 4 pedonali o carrabili, 2 coeve alle mura non percorribili dalle auto e dalle persone, e porta romana o busolina che è la porta che guarda a Roma, esattamente guarda la capitale. All'interno di Porta Romana ancora possibile scorgere i tratti antichi dell'antica via Merina. Dicevamo le vicende storiche della città. Questo è un tratto delle mura poligonali. Edward Dodwell, che era un grande viaggiatore inglese, nel 1829 scrive: le pietre di queste mura sono informi ed enormi, ma l'insieme è il più bel lavoro di scalpello che finora ho potuto vedere durante tutti i miei viaggi in Grecia e in Italia. Questo è uno scorcio notturno e questo è anche uno scorcio dove recentemente, perché ad Amelia le scoperte archeologiche sono un po' come a Roma, posso dire, sono annuali, a volte giornaliere. Questa porta risale al V secolo a.C., è stata una scoperta del 2008, è stata inaugurata dal direttore generale Scoppola nel 2016, febbraio 2016. Dicevamo, come nasce il Museo Cittadino? Il museo nasce da un grande fervore collezionistico dei suoi abitanti, tanto che già nell'Ottocento si facevano numerosi scavi. Mi piace leggervi in particolare queste poche righe del concittadino archeologo Melchiede Fossati. In realtà non esisteva la professione dell'archeologo nell'Ottocento, no? Perché per esempio Fossati era un avvocato, però si dilettava e aveva studiato molto a livello di scavo. Fu incaricato di eseguire uno scavo sulla strada interna detta di Santa Elisabetta, previa autorizzazione del Cardinal Giustiniani, vescovo di Albano e camerlengo della Santa Romana Chiesa. In particolare, questa lettera, Melchiede Fossati scrive: «Con soddisfazione estrema ho trovato che la lettera di Vostra Signoria Illustrissima, siccome fa chiara testimonianza della poca mia abilità, assai al di sopra di quel che io valga, così servirà di perenne prova della nobiltà di carattere e della cortesia sua singolare. E tutto ciò pur mi sprona a corrispondere così che farò del mio meglio perché lo scavo affidatomi sia convenientemente condotto e venga a buon risultato,
Aggiungo che l'archevo è di mezzo l'onor patrio, i sacrifici di tempo, di interesse, non pesano a, cuori ben fatti. E lo scavo di Santa Elisabetta è uno scavo importante nel centro storico di Amelia, e dove è ubicato quello che è il teatro della città. Questi reperti oggi sono esposti, scavati dal Fossati, sono esposti al nostro museo archeologico. Mi piace anche leggere una frase dello stesso Fossati. Milchiade Fossati è colui che, poi tra l'altro, fece una copia della stella di Rosetta, che è esposta ai musei vaticani, no, o capitolini, adesso non vorrei fare confusione, credo vaticani, e lui scriveva: in oggi che le scoperte monumentali sono avidamente ricerche e altamente commendate da tutti i culti popoli, noi che vantiamo nostra una città delle più vetuste e famigerate d'Italia, dobbiamo in simili ricerche gareggiare tra i primi, anzi che restare neghittosi. Trovo questa frase molto bella, dove un archeologo amerino dice: la nostra è una città tra le più vetuste e antiche d'Italia e non dobbiamo essere pigri, ma dobbiamo gareggiare tra i primi e negli scavi archeologici, nella ricerca. Fossati, lo sta studiando molto il professor Filippi dei Musei Vaticani, perché tra l'altro è un parente del suo ramo amerino, era stato uno dei primi archeologi a parlare di ricerca a strati in maniera scientifica. All'epoca non si facevano ricerche di questo tipo. Fossati invece riteneva importante fare un'inventariazione dei reperti in un certo modo. Nel 1999 il comune di Amelia pose una lapide proprio all'ingresso del comune stesso. Fossati morì in difesa di Roma nel 1949, il 30 aprile del 49. Nel 1840 scrive: tornato in questa città di Amelia, dove traggo origine, alla quale appartengo, vidi non eguali che municipalità e cittadini a gara prendevano interesse e s'adoperavano a far risgombrare antichi rudiri d'ottimo tempo, onde farsi una giusta idea dell'antico stato di parte della città. Quindi abbiamo un'immagine di Amelia dell'Ottocento molto impegnata sia per quanto riguarda le autorità municipali, ma anche di semplici cittadini, nello studio dell'antico, dei rudiri e di tutto ciò che apparteneva di archeologico nel centro storico. Negli anni Ottocento, dicevo, vi ricordavo prima, c'era un grande fervore di ricerca archeologica. Questa ricerca archeologica ha dato luogo alla prima collezione archeologica della città. Quella che vedete, questo è l'atrio del comune, e qui dove c'è la freccetta, non so se la vedete lì, sì, questa qui la freccetta, c'è la lapide alla dedica a Fossati, e questo che vedete è l'attuale atrio comunale. A me piace molto perché con questa atmosfera ancora ottocentesca, il municipio risale per questa parte al XV e XVI secolo. Immaginate che nell'Ottocento questa parte era zeppa e piena di reperti archeologici. Ora gran parte di questi reperti archeologici sono nel nostro museo. Chi era costui, il primo personaggio? Era Cafiero Liberati, il primo sindaco del dopoguerra. Sindaco socialista, era fabbro. Pensate, rimase in carica dal 1946 al 1964. Quest'uomo umile, ma ho scoperto dai documenti d'archivio, è stato il protagonista, se non l'unico, ma uno dei protagonisti delle vicende che hanno portato alla nascita del nostro museo. Il sindaco Cafiero Liberati ha voluto in prima persona, fino al punto di essere arrestato un giorno, vi dirò quando, proprio in nome dell'archeologia marina. Questo busto sta all'interno, proprio vicino alla stanza del sindaco, e è così amato, era stato così amato tanto che
è l'unico sindaco che ha un busto, no? Nella sua, lui andava in giro, mi dicono sempre così, era una persona retta, umile, ma caparbia e anche coraggiosa. E mi piaceva farvelo vedere perché è uno dei protagonisti delle nostre storie. Dicevo, la mia ricerca è stata interessante, devo dire, perché mi ha permesso anche a me di ricostruire veramente l'archeologia marina, la storia del museo. La prima lettera che ci parla di museo civico risale al dopoguerra, 1948. La sovrintendenza allora all'antichità delle Marche e dell'Umbria e gli dice ci dice che il signor Girotti aveva preparato un elenco di oggetti archeologici di codesto comune gentilmente fornitomi dallo stesso Girotti, che ora vi restituisco. Chi era Girotti? Girotti è una famiglia merina piuttosto nota, magari se vi dico Mario Girotti, l'attore di Terence Hill, vi dirà qualcosa. Terence Hill è della famiglia Girotti di Amelia, e Girotti, questo signore, non era altro che lo zio di Mario Girotti, che era un ispettore all'archeologia. E quindi un ispettore all'archeologia. Nel 58 la giunta comunale, quest'atto mi mancava, autorizza il sindaco e delibera di dire al sindaco: puoi andare alla sovrintendenza e digli che vogliamo istituire il museo cittadino, cioè la volontà dell'amministrazione comunale di istituire il museo cittadino. Siamo il 5 settembre del 58. Negli anni a seguire l'ufficio provinciale, allora provinciale di statistica, cominciava, perché erano veramente i primi tempi, a chiedere le statistiche dei musei. Qui c'è una tirata d'orecchie perché dice: non ci è arrivato ancora nulla dal comune di Amelia. E però ci fa vedere che comunque si parla di museo. Ma l'anno di svolta della storia amerina, del museo archeologico, ma anche, devo dire, della storia archeologica del nostro paese, è il 3 agosto 1963. I giornali nazionali, ho ritrovato l'originale nella cartella, in questo caso La Nazione, titola: hanno scoperto ad Amelia un imperatore romano. Il sottotitolo dice: ma la popolazione non vuole far partire il ritratto bronzeo per le necessarie opere del restauro. Anche il sindaco si oppone. Telegrammi da Roma, una questione ingarbugliata. Che era successo? Durante i lavori di sbancamento per la costruzione di un mulino, trovarono una statua di bronzo, che poi vedremo dopo, costituisce l'unico esempio di statua imperiale di questo tipo al mondo, e altri reperti molto importanti. L'occasione è stata anche per ritrovare delle foto d'epoca. Vedete la popolazione accorsa sul posto, il vigile urbano, e questa statua era in pezzi. Guarda, lui è l'ispettore Ciotti della sovrintendenza. Questa è una parte della statua in bronzo. Pensate che la statua è alta 2,14 m. Questa statua fu messa, immaginate lo sconvolgimento, fu un mese caldo quello d'agosto del 63, da tutti i punti di vista, in queste scatole di cartone. Oggi credo, direttore, sarebbe inammissibile, ci sarebbe l'arresto immediato, non lo so. Però all'epoca esatto, e vedete che non rende l'idea le foto, ma il direttore le ricorderà, ci sono due grandissimi reperti sempre trovati in quella zona, un capitello monumentale e un'ara, giusto Elena, bellissima, ricca di simboli, sempre nel medesimo scavo. E proseguiamo, spero di non annoiarvi. Il 3 agosto del 63 vengono i telegrammi, ma questo telegramma arriva da Villa Giulia, è la sovrintendenza dell'antichità dell'Etruria meridionale, sede a Roma, e che ci dice
statua di bronzo rinvenuta e depositata da questo comune rischia, richiamando le autorità comunali alle gravi responsabilità di ogni natura e scanso provvedimenti amministrativi a carico in cui ella potrebbe incorrere in caso di persistente rifiuto, attendesi urgente. Il sindaco aveva incaricato una ditta, e chiaramente con il beneplacito della sovrintendenza, aveva pagato di tasca sua il comune questa ditta, ho ritrovato la fattura, preso i reperti preziosi, i bronzi, depositati in uno di quei magazzini che avete visto nell'atrio comunale. Questa è la fattura, 30.990 lire, trasporto resti archeologici. Che cosa sono? Sono i resti in frammenti di quello che poi sarà individuato in Germanico Cesare. Da questo momento in poi nasce un duro, una dura opposizione tra il comune di Amelia e tra il ministero e la sovrintendenza. Tant'è vero che sempre da qui, da Roma, scrivono: meravigliata in osservanza legge 1089 del 39 da parte del comune, detenendo abusivamente statua a bronzo consegnatagli in deposito per poche ore dall'ispettore dottor Ciotti, richiama attenzione su grave responsabilità non riconsegnando oggetto. Il Germanico diventa, il sovrintendente era Moretti, diventa un fattore unificante per tutta la città, per tutta la politica da destra a sinistra, vescovo compreso, associazioni comprese e mondo culturale compreso. Tutta la città è unita e vicina al sindaco. Il sindaco però rischia l'arresto, non si arrende, ok? Scrive il ministro della pubblica istruzione e dice: cercheremo di venirvi incontro, adesso non vi voglio annoiare, ma vale la pena, è la prima volta che si vedono questi documenti, e cercheremo di venirvi incontro verso le vostre aspirazioni. Siamo il 13 d'agosto, un'altra dura lettera da Roma, l'ufficio di Roma: attenzione, confermiamo precedenti direttive, consegnate immediatamente questa statua. Ma il sindaco non si dà per vinto. Questa lettera riunisce, come vedete, a me piace molto, mi ha fatto sorridere, perché sono spariti, ma devo dirvi una cosa, io sono contento che è vicino a me la mia assessore, perché leggere l'enorme mola di lettere scritta dai politici del tempo, locali, e le risposte quasi immediate dei ministri e sottosegretari e l'impegno mi ha veramente commosso. Ne vedremo qualche brano. Scrive al Partito Socialista, che è il suo partito, l'ADC, PC, PSDI, Movimento Sociale, Partito Repubblicano, alla stampa, a tutti i presidi della scuola, alla Prologo naturalmente, al Vescovo e al geometra dell'ufficio tecnico. Scrive questa lettera e tutta la popolazione viene chiamata a trattare questo argomento. Nel frattempo, che fa Moretti? Rimette la questione ingarbugliata al direttore generale del Ministero. Anzi no, non c'era il Ministero della Cultura, attenzione, c'era il Ministero della Pubblica Istruzione. Bene, la più grande realtà economica della città, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentita dire, ma per molto tempo è stata il più grande pastificio d'Italia, la Fratelli Federici, anch'essa manda una lettera e avvicina a questa vicenda del comune. Pensate che il 15 agosto del 63, quindi in piena festa, da Spoleto l'ispettorato archeologico manda Italo Battistini a prelevare il Germanico. Il 16 agosto c'è questo verbale in cui il Germanico viene ritirato, dove viene portato a Spoleto, ma subito dopo viene portato a Villa Giulia. Moretti manda un telegramma di circostanza e dice: compiacimento consegna statua a bronza, auspicando ulteriori cordiali, sempre migliori rapporti tra Comuni d'Amelia e questa sovrintendenza.
Ci sono tutta una serie di lettere che veramente dal punto di vista storico varrebbe, varrebbe la pena leggere, ma non è il caso. Ma il germanico è stata la spinta definitiva per parlare dell'istituzione del museo archeologico. C'è un'ampia corrispondenza, ma veramente interessante, ho potuto notare, tra il comune e i vari politici. Questa è una lettera che manda il sindaco all'onorevole Malfatti, a Filippo Micheli, all'onorevole Guidi, eccetera, per l'istituzione del museo. Ed è interessante come a queste lettere i sottosegretari in persona dei vari ministeri e i ministri scrivono veramente a stretto giro di posta. Quindi ho ritrovato tutte le lettere originali di inviate e la risposta per l'istituzione del museo. Devo dire simpatica nei termini questa del 68, dove l'assessore della cultura vivente Albini Marcello rimprovera l'onorevole Badi per il fatto che gli erano stati promessi 200.000 lire per il primo nucleo del museo, che era previsto nel pian terreno del municipio come prima battuta, e lo rimproverava del fatto che questi soldi, non è, a distanza di un mese, non erano arrivati. La cosa è veramente... i tempi, le cadenze. Nel 64 viene scritto un memoriale, e perché viene ripercorsa la storia della città, i ritrovamenti, e perché la città doveva avere un museo. Questo memoriale è veramente bello da leggere. C'è una parte dura nell'articolo 7 dove il sindaco lo scrive la vicenda del germanico, e quando si rivolge al sovrintendente Moretti gli dice non del non lodato sovrintendente per l'Etruria meridionale, cioè una frase veramente forte: non lodato. Il sindaco si era legato al dito il fatto che fu arrischiato il carcere proprio per ad opera del sovrintendente Moretti, e lui gli ha scritto il non lodato sovrintendente Moretti in questa cosa. Varie lettere da vari ministeri, e mi piace parlare di questa lettera perché le scoperte archeologiche in Amelia si susseguono nel tempo, prima del germanico e dopo il germanico. E credo che sia importante sottolineare la grande sensibilità dell'amministrazione. In questo caso c'è un incarico del sindaco Donna, era la Cavallini, all'avvocato notaio Spagnoli, tuttora vivente, ultra novantenne, per fargli catalogare dei reperti archeologici rinvenuti. Quindi la grande sensibilità dell'amministrazione nel descrivere e collegare i reperti e catalogare i reperti prima di collocarli nei magazzini della città. Parecchie sono sposti, varie lettere, sorvoliamo, io qui l'ho cerchiata per il direttore, 20 giugno 64, piazzale di Villa Giulia. Mi piace leggere l'ultima riga di Moretti che dice con ogni considerazione mi creda, suo Moretti, cioè è bello leggere queste cose perché è Moretti che scrive al sindaco, suo mi creda. Ci avevano veramente, erano andati quasi alle mani. Che succede? Succede che la vicenda del germanico è emblematica perché esce un articolo sulla stampa nazionale del professor Torelli, il cui titolo, sottotitolo dice: come una statua di bronzo unica nel suo genere di un principe della dinastia Augustea ritrovata sottoterra in Umbria, è stata riseppellita dalla sovrintendenza di 20 anni, e da 20 anni non se ne hanno più notizie. È importante questo articolo, è un articolo molto forte, e Torelli scrive questo, e ve lo leggo perché parliamo di Villa Giulia nuovamente, siamo all'inizio degli anni, fine anni 80. Ricordo ancora che nei miei ormai lontani anni di servizio come ispettore presso il museo di Villa Giulia tra il 1964 e il 1968, direttore, sono questi i tempi, presso il laboratorio di restauro di quel museo giaceva negletta la base di pietra con i piedi della statua di Amelia. Fu il mio primo ed ultimo contatto diretto con lo straordinario ritrovamento e mi considero fortunato dal momento che tranne gli amerini che ebbero la ventura di vedere i pezzi, il colosso di bronzo, nessuno studioso
e non ha mai potuto contemplare il ritrovamento, ammesso che ne abbia una sia più pallida notizia. È molto duro questo articolo perché da un lato vediamo la rigidità della sovrintendenza e il fatto che questo reperto eccezionale è stato addirittura nascosto agli studiosi e nascosto veramente per tanti anni. Solo nel 1987 ho ritrovato le foto originali, anche qui, destino voluto, la testa di Germanico restaurata, tornata meglio, a Palazzo Petrignani. Pensate che nel giro di poche settimane la mostra ebbe 3.000 visitatori. Guardate che ritratto, bellissimo. Questo è invece la foto con il dito di Ciotti, per vedere la proporzione della testa, del 1963, 25 anni prima, e qui l'ho affiancata, mettendo le stesse proporzioni, nella testa l'ho messa in bianco e nero, 25 anni dopo, sul luogo del ritrovamento e dopo. Ma veniamo velocemente, se no vi annoio troppo, al nostro museo. Nel 1982 Amelia, con grinta, veramente con grinta e con la stessa unione politica, senza distinzione di destra e di sinistra, tutti uniti, pensate che abbiamo fatto anche un sit-in di protesta a Perugia, tutti i consiglieri, tutti i tecnici, tutti i sindacati, tutti, fa un grande progetto e nell'antico monastero francescano risalente al 1200, questo è lo scorcio del chiostro, il 7 aprile 2001 viene inaugurato il Museo Archeologico della città. Questa foto è una foto del giorno dell'inaugurazione. Sulle mura poligonali viene affisso questo grande banner, e qui è dove stava il banner. Questa foto d'epoca, qui sopra, è dove è attualmente il museo, per farvi vedere che non è cambiato praticamente nulla se non la piazza. Questa è una visione vista dall'alto, dal drone, del complesso di San Francesco, dove è ospitato non solo il museo archeologico, è questo che vi faccio vedere passando con il cursore, questa è la chiesa duecentesca di origine di San Francesco, di proprietà, l'unica di proprietà del comune, e nella parte più lontana abbiamo sia l'archivio storico, il cui documento più antico risale al 1210, sia la biblioteca comunale, un polo culturale di cui noi siamo molto orgogliosi. La nostra città ha poco più di 12.000 abitanti, ma fa oltre 12.000 presenze l'anno solo nella biblioteca comunale. E quindi è una città molto viva culturalmente, dove cerchiamo con grande difficoltà di fare iniziative, dice l'assessore, giustamente a costo zero. Vorremmo veramente averne tanti di soldi. Ci vorrebbe, io dico, la stessa grinta di quegli amministratori di 40-50 anni fa, che avevano a cuore veramente la cultura del nostro paese. Ciò che mi ha emozionato è veramente leggere quelle lettere. Ho letto una lettera, sopra c'era scritto Democrazia Cristiana, ma valeva per il Partito Socialista, Partito Comunista, ma la cosa che mi ha emozionato è il sottotitolo, Ufficio Centrale per la Cultura. Io non so se oggi i partiti politici o che ne rimane hanno l'Ufficio Centrale per la Cultura, ma l'onorevole Malfatti di suo pugno scriveva al sindaco, non c'aveva segretari, non c'aveva portaborse, veniva e dice io mi impegno per fare questa cosa. Nel 1982 abbiamo inaugurato il Museo d'Amelia, ho anche i video originali che ho trovato. Questa foto notturna della città vi fa vedere un po', è un po' romantica, qui sopra è l'acropoli della città, con la torre risale all'anno 1000, questa è è Piazza Unità d'Italia, questo è il complesso di San Francesco e questo è il museo. Gli articoli del tempo sono belli perché Germanico marcia trionfale, qui era Germanico ancora a posto a Perugia, Bell'Italia il 2001, dedica un articolo, anzi dedica più di un articolo, un bel dossier, il Germanico di Amelia torna a casa, Amelia inaugura il museo archeologico. E questo è il nostro bel cortile, chiostro, e questa è la statua, no? E questo, vi ricordate quel reperto che vi ho fatto vedere? Questo è questo capitello unico, un unicum perché nemmeno
mi corregge qui il direttore, ma non si ritrovano dei simili nemmeno nella capitale. E qui mi piace farvi vedere alcune foto, professor Guarelli con l'allora sovrintendente Pagano, Mary Baird della BBC, che ha girato una puntata su Caligula, quindi Caligula era il figlio di Germanico. E ho avuto l'onore, io qui mi sono cancellato perché non mi pareva il caso, di ospitare, abbiamo avuto ospitare, grazie all'Arca, l'Arca vale la pena spendere due parole, per 10 anni questa associazione internazionale svolge ad Amelia un master internazionale in crimini contro l'arte, quindi ad Amelia esperti da tutto il mondo con un convegno internazionale parlano di tutela di beni storici e archeologici in tutto il mondo, soprattutto nelle zone di guerra, e i ragazzi da tutto il mondo, laureati, conseguono un master in materia di beni e tutela di beni culturali, un master in inglese, e quello che vedete è Amun Adakarim, che non è altro che l'esponente apicale tecnico di tutta dell'antichità della Siria. Mi ha colpito molto quest'uomo, mi ricordo c'era il dottor Alessandrini, perché veniva da una zona di guerra, si meravigliava della corrente elettrica, lui poteva utilizzarla poche ore al giorno, i suoi collaboratori sono stati decapitati, una mattina gliel'hanno portati, l'ISIS gliel'ha portati decapitati, lui ha continuato a lavorare, di notte l'ho portato in giro ad Amelia, è stata un'emozione enorme, qui lo troviamo fotografato dietro al germanico. Questo è il ministro della cultura di Pechino, aiutatemi Cacciari, Pago Lanciano con il ministro Franceschini nell'ultima visita che ha fatto nella città. E questa è la nostra sala conferenze, che è ospitata nella sala della Pinacoteca, dove facciamo anche con discreto successo numerose iniziative, cercando anche noi di avvicinare il nostro museo alla realtà cittadina, perché un museo ha ragione di esistere quando è collegato con il proprio territorio, con il nostro territorio. Mi piace questa foto, è John Pollini. John Pollini è un famoso archeologo di storia romana dell'Università del Sud California, è venuto qui nel 2013 ad Amelia nel 50° della scoperta del bronzo, lui è Gadayen, professore all'Università Americana, e Pollini lanciò l'idea di studiare il bronzo del germanico, perché nessuno aveva mai avuto questa intuizione, e l'abbiamo fatta velocemente. Abbiamo già detto che il museo appartiene al sistema museale regionale della regione Umbria, che credo, se non sbaglio, Elena, è stato il primo in Italia, la regione, a credere in un sistema museale. Apparteniamo ad una rete che si chiama Terre Museo dell'Umbria. Parlo della mia esperienza, dal 2009 ho cercato, in questo caso nella mia funzione indegna di, tra virgolette, molto virgolettato, di direttore, per modo di dire, ma di fatto lo esercito in parte queste cose, di fatto lo faccio, ho lanciato una campagna di studi e di ricerche con l'università, in particolare ho allacciato rapporti con la sovrintendenza, che nel tempo si erano veramente sbiaditi, perché dovete capire e pensare che la vicenda del germanico è stata una forte rottura tra centro e periferia, e qui lancio una cosa non felice: ancora non abbiamo il deposito della statua. Io 5 anni fa ho fatto la domanda, ma la statua, il deposito della statua non c'è stato ancora formalmente dato, esiste ancora una grande rigidità burocratica che speriamo per i 2000 anni dalla morte del germanico venga superata. Quindi abbiamo, come ha detto il mio assessore, che abbiamo rapporti con l'università, abbiamo lanciato una campagna di scavo grazie ai rapporti con la Cina e l'Università della Tuscia, una grande campagna di restauri, quindi abbiamo cercato di reperire fondi europei. Personalmente in questi anni ho reperito circa 300.000 euro a fondo perduto,
Abbiamo interessato le fondazioni, anche molti privati, nel restauro dei reperti, e quindi il museo nel tempo è stata una realtà dinamica che ha avuto anche un ricambio di reperti e nuova esposizione. E lavoriamo anche con i privati per avere reperti nuovi. Questo è l'ultimo inaugurato, che mese era? Non mi ricordo più. Dicembre, rappresenta il mestiere del canestraio, era in una proprietà privata, ho convinto il privato a donarcelo. L'abbiamo fatto restaurare ed è adesso esposto nel museo archeologico ed è interessante perché il defunto è sepolto non con il nome ma con il suo mestiere, il canestraio e il mestiere e gli arnesi del mestiere. Prossimo reperto sarà quest'area importante dedicata a Iside e il 5, ve lo diceva l'assessore, presenteremo in anteprima mondiale perché c'è stata una breve presentazione a Tubinga ma l'autrice si era slocata una caviglia e non è potuto andare, quindi verrà da noi a presentare lo studio del bronzo del germanico il 5 maggio, quindi sabato prossimo. Finirei, scusate se vi ho annoiato, ma vorrei finire in bellezza la statua che diceva Torelli, nascosta agli studiosi, grazie anche a Gian Pollini, si è meritata la copertina del giugno 2017, la copertina del più prestigioso, credo, correggetemi se sbaglio, giornale archeologia internazionale del mondo, l'American Journal of Archaeology, 24 pagine e la copertina del germanico. Il germanico non è più un perfetto sconosciuto, ma è diventato protagonista indiscusso e speriamo che il 2019 sia un'occasione per farlo conoscere, perché è ancora una statua semi sconosciuta e ancora di più, e quindi vi invito anch'io a venirci a trovare, a conoscere Amelia, le sue anche gustosità enogastronomiche e la sua genericità e la sua tranquillità, credo, di tutti i giorni. Vi ringrazio e scusate se forse sono stato un po' a lungo. Buonasera a tutti, sono Elena Trippini e sono della società cooperativa Sistema Museo che si occupa della gestione, della valorizzazione e della promozione del museo e dal 2013 di tutto il circuito museale cittadino, perché Amelia nel 2013 il Comune ha istituito un circuito cittadino che comprende il Museo Archeologico, le Cisterne Romane e Palazzo Pedrignani. Allora, per ritornare brevemente, questo è lo spaccato del museo archeologico. Il museo archeologico si sviluppa su tre piani. Al piano terra ci sono la sezione di epoca preromana, è un po' come una stratigrafia antica, no? Si parte dal basso con le cose più antiche, quindi nel piano terra ci sono i reperti ritrovati in una necropoli di epoca preromana. Al primo piano c'è la statua bronzea di Germanico e tutta la sezione archeologica imperiale. All'ultimo piano si conclude la sezione archeologica con la necropoli romana e poi c'è una pinacoteca. Questa appunto è un'immagine, io vi do pochissime immagini perché dovete venire a vederlo, quindi non vi do tanti particolari. Questa è un'immagine appunto della sezione preromana, arricchita poi recentemente perché non era così all'inaugurazione, era completamente diverso perché ancora non era avvenuta la scoperta di questa importantissima necropoli preromana del VI-IV secolo a.C., di epoca appunto umbra, dove sono stati rinvenuti tutti questi oggetti in 52 tombe, trovate appena fuori dalle mura della città. Quindi questa è una sezione che è completamente sconvolto il museo nel piano terra, non era solamente così. Mentre Germanico è sempre stato al suo posto, tranne una sola volta è stato spostato in tutti questi anni, dal 2001 a oggi, in occasione di una mostra che si è fatta ai Musei Capitolini nel 2007, è stata fatta una mostra ai Musei Capitolini dal titolo Il volto dei potenti e Germanico è appunto venuto a Roma per qualche mese. È stata l'unica occasione, insomma, dal resto dal 2001 a oggi si trova qui in questa posizione. Di fronte a Germanico quindi si sviluppa tutta la sezione archeologica imperiale. E questa sezione diciamo che è un po' ricostruire
la città, cioè il museo cerca attraverso le sezioni di ridare una ricostruzione di com'era la città in epoca romana, quindi parlare appunto della zona di Santa Elisabetta dove è stato ritrovato il teatro, oppure di questa con tutto il materiale proveniente che serviva per i trasporti, tutta la sezione diciamo dei trasporti e poi insomma tutti quanti le lastre trovate fuori dalle mura, mentre all'ultimo piano si conclude la sezione archeologica imperiale con la necropoli romana e poi si apre una pinacoteca, quella che prima avete visto, la sala conferenze, detta anche tra di noi perché è un luogo molto vissuto del museo, forse il più vivo, il più attivo, perché lì appunto abbiamo ospitato mostre, abbiamo ospitato convegni di portata nazionale e internazionale, come anche degli interventi di Arca o anche più locali, presentazioni di libri o altro. Qui vi faccio vedere due immagini, l'ingresso e l'interno della cisterna romana. La cisterna romana è un sito archeologico importantissimo, si trova sulla piazza del comune. Diciamo che la cisterna romana è stata aperta al pubblico prima del museo. Già dall'89 mi sembra era aperta al pubblico, è stato musealizzato. Ma erano diciamo delle situazioni, delle gestioni diverse. Poi nel 2013 si è scelto di unirle appunto con un solo biglietto e quindi la possibilità di visitare museo e cisterna insieme. La cisterna romana di Amelia è grandissima, conteneva 1400 metri cubi di acqua, era la riserva di acqua piovana della città, è divisa in 10 stanze, molto molto ampie, molto suggestive da vedere perché praticamente sotto la piazza del comune, che una volta era l'antico foro della città, è completamente pensile per la presenza di queste cisterne. E poi il Palazzo Vetrignani, appunto un palazzo rinascimentale della fine del Cinquecento, fatto da un allievo del Vignola, quindi insomma qui in qualche modo con Villa Giulia ci collega molto relativamente, tutto affrescato nel piano nobile, inizialmente attribuite agli Zuccari per una serie di motivi, ma poi gli ultimi studi fatti grazie al professor Moretti dell'Università della Sapienza di Roma sono state fatte delle attribuzioni più precise, una storia molto più definita di questa famiglia, che è la famiglia Vetrignani, che ha avuto, prima appunto diceva l'assessore, noi ad Amelia ci sono tantissime famiglie che sono collegate a Roma, che erano originarie sono originarie di Roma, ma che poi a Roma hanno fatto la loro carriera ecclesiastica, cardinali, vescovi, e i Vetrignani sono uno di questi. Fantino Vetrignani era un cardinale che ospitò nella sua abitazione qui a Palazzo di Pietra il Caravaggio. Oppure parliamo dei Farrattini, adesso per darvi solo una spolverata, via Frattina a Roma si chiama così grazie ai Farrattini di Amelia, che sono appunto questa famiglia nobile di cui Bartolomeo Farrattini ne è capostipite, faceva parte della fabbrica di San Pietro, invitò Antonio da San Gallo a risistemare le mura e a fare la sua abitazione. E la piazza, quella che voi oggi, cioè c'è Piazza di Spagna vicino, che adesso si chiama tutta Piazza di Spagna, ma quella di fronte a Via Frattina dove c'è il Collegio Romano, una volta si chiamava Piazza d'Amelia e lì c'era l'abitazione dei Farrattini e quindi Via Frattina prende appunto il nome da questo. Questo è solo una perla per darvi l'idea di quanto Amelia in realtà è collegata a Roma dall'antichità, ma poi per tutti i secoli a seguire. Il biglietto unico lo accennava prima l'assessore, in realtà quando è venuto il direttore ad Amelia esisteva il biglietto unico del circuito museale cittadino, poi da gennaio di quest'anno è stata fatta un'iniziativa importantissima, la rete Terre Musei dell'Umbria è una rete che esiste già dal 2001, però non si era mai riuscito a mettere d'accordo 12 musei per fare un unico biglietto che potesse servire per visitare veramente tutti i musei dell'Umbria, quindi questi 16 musei. E dal gennaio di quest'anno esiste questo biglietto, quindi si acquista in uno di questi musei, ha una validità di 15 giorni di base. Se questo biglietto viene associato a un nominativo, poi ha una durata fino a 3 mesi senza costi aggiuntivi.
sta funzionando tantissimo. Proprio questa settimana ci sarà una relazione della mia azienda, che comunque è stata promotrice di questo biglietto unico, perché stiamo vedendo proprio in questi giorni poi di ponte come soprattutto Amelia, che è una città molto a sud anche rispetto a tutte le altre che sono Bettona, Bevagna, Cannara, Montefalco, Spello, Umbertide, molti turisti che hanno acquistato il biglietto a Montefalco, a Spello, a Bevagna vengono ad Amelia con lo stesso biglietto, quindi funziona per la circolarità appunto delle persone, comunque creano quel motivo in più per andarci sicuramente. Che cosa facciamo per i turisti che vengono? Come se non bastasse tutto quello che ci abbiamo, perché comunque il museo archeologico è visitabile anche con visite guidate. Palazzo Petrignani facciamo sempre le visite guidate, accompagniamo, stessa cosa la cisterna. Ma proprio perché ci chiedono sempre di più ad Amelia, soprattutto Amelia ha degli scrigni dietro a queste porte, Amelia nasconde dei tesori, palazzi affrescati, cose meravigliose, e quindi ogni volta che ad Amelia viene aperto un portone si scopre una ricchezza, e quindi abbiamo fatto degli accordi con i privati, e appunto che diceva sono queste le risorse, il pubblico e il privato che si mette insieme, gli accordi con i privati per poter aprire dei luoghi che di solito non sono aperti al pubblico. Quindi noi facciamo delle visite guidate nel weekend che si chiamano appunto Amelia Millenaria, perché era il nome più adatto da scegliere, perché millenaria, perché prende millenni di storia, non potevamo sintetizzare perché Amelia è dall'epoca preromana fino ad oggi, e quindi ogni volta, ogni weekend apriamo un portone diverso. Sicuramente i siti che si sono aggiunti stabilmente all'interno del circuito museale sono la torre dodecagonale, grazie all'accordo fatto con la diocesi, una torre del 1050 con 12 lati, visitabile fino in cima, da dove si vede un bel panorama della città. Poi il Teatro Sociale di Amelia, che è un bellissimo teatro del 1700, ancora funzionante sia per gli spettacoli e non solo, cioè molto attivo, è privato perché è ancora oggi della società teatrale, come in origine quando è stato fondato nel 1738, dove dei membri delle famiglie nobili amerini si erano messe d'accordo per fare un teatro perché la città non lo aveva. Ancora oggi il teatro è della società teatrale, dei soci, di cui il comune ovviamente ne fa parte, e quindi anche con loro abbiamo questo accordo e apriamo il teatro. E poi per esempio qui c'è un mosaico di una domus romana che si trova nei sotterranei di uno dei palazzi nobili, Palazzo Venturelli, anche quello lo possiamo aprire stabilmente, ma in realtà ogni volta appunto abbiamo la possibilità di aprire chiese o di aprire palazzi privati, chiedendo ovviamente sempre delle autorizzazioni, ma si fa molto spesso e questo è molto apprezzato. Qui alcune immagini appunto di Amelia Millenaria, sono dei tour molto, cioè noi facciamo chiedere proprio un piccolo contributo simbolico, quindi sono dei piccoli gruppi che si aggiungono alla visita della città, quindi si scopre la città in maniera molto diretta, molto diretta. Le mostre temporanee sono un'altra forma di promozione del museo e del circuito. Se ne fanno tantissime di mostre temporanee, è proprio difficile sintetizzarle perché o la Pinacoteca si presta per le mostre temporanee o una sala di esposizione che è a fianco all'ingresso del museo, o come appunto è capitato al direttore di vederle all'interno del museo archeologico, alternate ai reperti archeologici. Le mostre temporanee sono a volte ci è capitato insomma con grande fortuna di avere dei grandi nomi, altre volte invece abbiamo anche degli artisti emergenti locali che hanno l'opportunità attraverso le stanze del museo di avere un loro palcoscenico, che è giusto che sia così. Qui abbiamo Leonardo Lucchi, che è una mostra che poi verrà presto portata al museo, proprio la settimana prossima. C'è stata una mostra insieme a Vittorio Sgarbi con un'opera di Rubens, La Sibilla Persica.
Una delle ultime che abbiamo avuto è con Luciano Ventrone, un artista iperrealista romano, però cioè, le mostre mi servirebbero tantissime slide per poterle sintetizzare. E poi concerti, conferenze nella sala della Pinacoteca, diciamo quasi ogni weekend c'è qualcosa al museo che lo anima. Che sforzi. Sì. Passando un po' anche al diciamo il nostro lavoro di società esterna che si occupa di gestione, oltre all'aspetto quindi più turistico, noi ci dedichiamo anche molto alle scuole e alle nuove generazioni, no? Che devono imparare. Divertendosi anche al museo, trovando anche la gioia delle cose del museo. L'archeospazio non è un'aula didattica, è un centro didattico permanente, cioè qui è una stanza che si trova all'interno del museo, dove le famiglie e i bambini si possono anche fermare autonomamente e prendere ispirazione da dei giochi che si trovano nelle cassettiere o nei costumi antichi. Ci sono dei pannelli, ma noi la usiamo moltissimo questa stanza per fare i laboratori con le scuole. E oltre all'archeospazio esiste un altro strumento didattico che è Museo Fai da Te. È una valigia gioco, una valigia, un kit che le famiglie possono prendere gratuitamente all'ingresso del museo e sperimentare con i propri bambini toccare quasi con mano e capire la storia del museo attraverso questi strumenti. Questi strumenti sono una linea della storia, sono dei puzzle, qui dentro a questo sacchetto ci sono vari materiali, quindi mettendo le mani devono saper riconoscere se è terracotta piuttosto che metallo, piuttosto che pietra, e quindi diciamo c'è una didattica fatta anche in famiglia che comunque per i fine settimana per le famiglie a volte serve, perché sennò il bambino anche insieme alla famiglia non riesce a godere, no, fino in fondo del museo, perché il bambino si annoia, invece con questi strumenti riescono a trovare tutti lo stesso un po' equilibrio dentro a uno spazio. Germanico appunto è arricchito, che poi ve lo faremo vedere dopo come finale, da un video multimediale che è stato realizzato proprio in occasione dei 50 anni del ritrovamento della statua bronzea. Questo video in due lingue, in italiano e in inglese, è fatto dalla Mizar, una società che qui a Roma si conosce molto, che hanno fatto anche l'installazione ai fori o i musei di Palazzo Valentini, le Domus di Palazzo Valentini, quella società insomma di Pago Lanciano, e le scuole apprezzano molto questo video che comunque è molto didattico. Facciamo anche laboratori di fusione, ovviamente non fondiamo il bronzo, fondiamo lo stagno in dei stampi per far capire appunto la tecnica della fusione. Lavoriamo anche in maniera creativa sulla tridimensionalità, sulle forme, sulle ombre. Facciamo tantissimi laboratori sul germanico, ovviamente è il principe, però non ci dimentichiamo un po' di tutti, perché in realtà noi abbiamo la fortuna di avere bambini dall'età dell'infanzia, proprio dalla scuola dell'infanzia, fino ad adulti, insomma, fino alle scuole superiori. Quindi facciamo per esempio questo teatrino con le ombre per raccontare le fiabe di Fedro attraverso prima conoscono gli animali rappresentati nel museo e poi gli raccontiamo delle fiabe. Vedete qui dei bambini bendati perché appunto gli facciamo toccare dei materiali e poi loro li riassociano magari a materiali che hanno visto. In questo modo ovviamente il museo diventa sempre più accessibile a tutti, anche a quei bambini che non hanno la stessa possibilità di utilizzare tutti i sensi come magari altri, quindi l'ascolto, l'udito, l'olfatto, la vista, quindi svilupparli questi sensi. Qui vedete in basso a destra, questo è stato un esperimento simpatico con i bambini di prima elementare che conoscevano a malapena l'alfabeto. Le scuole perché ci chiedono di venire al museo e di fare delle cose per loro, in questo caso è stato studiato proprio un percorso che si chiamava A, E, I, O, una vocale non c'è più, perché loro appunto lavorano con le vocali. Quindi siamo andati in giro per il museo a cercare, loro avevano in mano le 5 vocali, andavamo in giro per tutte le iscrizioni che ci sono e alla fine di tutto il giro i bambini sono rimasti tutti quanti in mano con la U.
perché non l'avevano trovata. E quindi, insomma, ovviamente è una cosa molto semplice, ma che dietro comunque c'ha dei concetti più profondi, ma che verranno approfonditi man mano che i bambini cresceranno. Questi sono degli stimoli. Poi facciamo delle cose anche più articolate in base ai programmi scolastici. Quindi qui vedete la realizzazione di gioielli della necropoli preromana. Abbiamo dei gioielli, quindi i bambini realizzano con dei gioielli. Qui per esempio il mosaico, ispirandoci appunto alla Domus di Palazzo Venturelli, loro realizzano con delle perline, rifanno il mosaico, quindi poi queste sono delle cose, delle perline che si utilizzano molto per bambini, si stirano e poi rimangono dure, quindi loro si portano a casa il loro piccolo mosaico. Oppure ricostruiamo la strada romana, facciamo anche lo scavo, ma qui ho messo la foto della strada romana perché appunto Amelia ha la fortuna, cioè ha la grande ricchezza di avere questa famosa strada, l'antica via Merina, che era appunto una strada, non una strada consolare, ma bensì un diverticolo della Cassia che si divideva all'altezza del lago di Bracciano dalla Cassia e saliva poi per Faleri, Gallese, Civita Castellana fino ad arrivare a Orte e poi entrava ad Amelia a Porta Romana, quella appunto che avete visto prima. E poi questa strada proseguiva a nord fino a ricollegarsi con la Flaminia e quindi collegava proprio due estremità della penisola italiana, quindi da una parte la zona del mare Adriatico e poi fino a Roma col mar Tirreno. Quindi è stata una strada che dall'epoca antica, ma poi anche per tutto il Medioevo e per tutto il Rinascimento, diciamo, è sempre stata una strada importantissima. E qui i bambini ci lavoriamo tanto con la strada romana, infatti gli facciamo ricostruire poi un po' la strada. Durante il weekend anche facciamo laboratori per famiglie e per bambini, ci ispiriamo sempre a degli eventi anche territoriali che ci vengono di stimoli anche dalle associazioni e dalle tutte le attività che si creano intorno al museo, quindi sia a Natale delle attività per bambini oppure ciclopica, appunto, che è una delle manifestazioni che si fa all'interno vicino al museo. Lavoravano appunto su Ulisse, ci hanno chiesto di fare un'attività con i bambini e abbiamo usato anche le nuove tecnologie come appunto il tablet, fare le fotografie, anche trasformarsi loro in dei ciclopi. Questo è per esempio un piccolo esempio, ma ce ne abbiamo fatte veramente tante. Così come aderiamo tutti gli anni alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, quest'anno nello specifico il tema era abbattere il muro e noi siamo andati in giro, le famiglie avevano un kit didattico, andavano in giro per la città con una mascherina, con una semplice mascherina cornice e sono andati in giro ad incorniciare dei particolari che a loro dicevano qualcosa. E qui per esempio abbiamo messo un esempio, una famiglia ha scelto questo particolare sul muro che in effetti sembra proprio un viso di un Pinocchio che noi non avremmo mai visto se non incorniciato in questo modo. Quindi sono uscite, perché poi questo è diventato un piccolo concorso, avevamo un gruppo, cioè le foto sono andate in un gruppo, nel gruppo Facebook e poi sono state votate, quindi un bambino, poi una famiglia ha vinto per aver avuto più like della sua scelta. Quindi questo è proprio in sintesi perché ne facciamo veramente tante al museo, alla Cisterna, a Palazzo Vetrignani. Quindi questi sono un po' i link, insomma, che vi invitiamo a vedere, insomma, per www.turismo Amelia, dove trovate tutte le informazioni turistiche, Sistema Museo, che è la società di gestione, e Umbria Terre Musei. E poi, insomma, ovviamente tutto viaggia molto più velocemente sui social, con Instagram, Twitter e Facebook, dove ci siamo. Bene, grazie. Vi facciamo vedere, solo prima di andare via, dura un minuto. Germanico è un generale amato, oltre che abile e valoroso. Combatte soprattutto in Germania, dapprima con Tiberio e poi come comandante in capo, imperator dell'esercito romano. Quando torna dalla Germania nel 17 d.C., riceve l'onore del trionfo, raffigurato in questa moneta. Trionfo talmente importante da essere rappresentato anche in questo quadro dell'Ottocento. Lo vediamo di fronte all'imperatore Tiberio, circondato dai barbari prigionieri. Godeva di un incredibile prestigio, oggi diremmo di grande popolarità.
Per domande, perché abbiamo superato le 7 che sono la nostra soglia sensibile, però con molta generosità anche per far conoscere questa realtà eccellente, hanno portato del materiale divulgativo, sarà contento il nostro frequentatore abituale che chiede sempre il materiale dei musei, quindi questa è un'occasione per, credo, siano a disposizione. E davvero vi invito ad andare a vedere dal vivo questa realtà, è bellissima la notizia del biglietto unico, ragioniamo. L'occasione per ritornare. L'occasione per me per ritornare, ma ragioniamo se c'è la possibilità di valutare uno scambio, cioè un'unione, visto le nostre collezioni umbre, il senso ci sarebbe, quindi, e daremmo anche un esempio. E c'è anche il germanico che ci lega, non in positivo. Mario Torelli era qui fino a, insomma, pochi decine di minuti fa, perché fa parte del comitato scientifico, e quindi magnifico. grazie mille, vi vengo a trovare di sicuro. Domani vi portiamo a Colle Valdelsa.